Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per provare insieme Bright Memory Infinite. È uscito da pochissimo. Sì, forse un 10 giorni. E gli sviluppatori ci hanno inviato il gioco per provarlo, vedere un po' com'è in versione PS5. Il gioco è anche in italiano ed è uno sparatutto in prima persona molto frenetico, così etichettato. Cioè tutto molto veloce. Vediamo un po'. A parte il caricamento. Vediamo un po' se ci prende. Allora, devo dire che lei non è male. L'avevamo vista, mi sembra, alla Future Game Show. Ti vedeva che si spogliava, tipo, comunque è una scena molto concitata. Ah, possiamo anche modificare l'aspetto. Vedi? Già. Vabbè, quindi sì, già è un tipo di gioco che interessa a molti. Questa, dai. E pure i bikini. Cheong Sam, questo è il costume per l'anno nuovo, cioè si mette a capodanno. E Cheong Sam fiori blu. Lo stesso vestito, però con questa grafica fiori blu. Beh, non perdiamo troppo tempo. Vabbè, però questi sono dettagli importanti. Allora, mettiamo bikini? No. Mettiamo la gatto nero, va. Poi possiamo scegliere l'arma, cucire d'assalto. Ah, c'è cambia solo il. Rosa. Carne, quindi. Sì. Poi il fucile invece mettiamo blu smaltato. La pistola mettiamo oro. Fucile di precisione mettiamo arcobaleno. Sì. Armi da mischia, abbiamo la lama ottica. Mettiamo questa qua, tigre e drago, dai. Va bene, va bene. Come lingua dei dialoghi mettiamo cinese, che penso sia la lingua più appropriata invece di inglese. E lasciamo tutto il resto così com'è. Nuova partita. Ah, fece facile, violento, vendetta. Mettiamo violento. Comunque sembra interessante, dai. Vediamo un po'. Diciamo sembra, sì, incuriosisce. Bisogna vedere come è strutturata la storia. Se sono tipo livelli dove devi semplicemente avanzare e sparare a destra e sinistra e via. Infatti, tu hanno tradotto anche le scritte in televisione. Questo comunque penso si conta come indie, eh? Sì, sì. Però vabbè, abbiamo sbagliato a mettere questo vestito perché si perde tutta la serietà. Alla fine lei stava vestita più normale per restare in casa mentre deve andare in missione con la pioggia. Si è messa sto completino così. Ok. A terra. Siamo appena partiti. Oh, ma io provo. Sei premuto troppo presto. Boh. Tolto è andato. Un peccato che sono in prima persona. Beh, però può essere carino lo stesso. Cambiamenti, località Lishu, fiume Duxu. Abbiamo ucciso. Ma sta facendo tutta la sola. E non ci devono vedere. Ecco. Aiuto. Ok. È molto quello video di questo. Ah, vedi, comunque con tutti questi tasti puoi cambiare armi. Oh, si paro. Sì, faccio una specie di potere magico. Si respinge, tipo una cosa da, alla control. Con triangolo faccio un attacco di spada. Triangolo premuto, corsa con la spada. E quello cos'è? Cerchio? Cerchio il movimento della schivata, ok. Però come salgo qui? Ah, ok. Vedete?
Beh, forse era più sfizioso se poteva usare solo la spada, eh. Capito? Questo altro il fucile rende troppo la cosa alla Call of Duty, invece la spada dà una particolarità che faceva lei contro questi soldati. Eh sì. Dove passiamo? Ecco, non vedo. Oh! Ok, sono morti. Ora possiamo passare. Oddio. Attore, come possiamo fare questo superpotere? Ok. Ah, però tipo questi sono immuni ai proiettili, li schivano. Sto uccidendo. Sicuro in automatico, però ho visto. Ah sì, questo non stiamo più morendo. Anche le munizioni ne ha tantissime, quindi non c'è proprio paura di sprecarle. Il rituale si rifornisce subito. Beh, diciamo che concordo con la cosa che hai detto tu. Secondo me lei doveva usare solo la spada. Vabbè, ha più un senso di particolare se usava solo la spada. Semplicemente questo. Visto che ha pure questi poteri di abilità speciali, no? È finito? Abbiamo disintegrato? 10 minaccia, aiuto, ti avvicino. Ok, ma noi ci fermiamo qui. Devo dire che è interessante. Come detto, avremmo preferito forse solo un combattimento con la spada, magari forse solo anche in terza persona. Però sembra interessante, probabilmente lo continueremo. Questo è uscito da pochissimo. Fateci sapere cosa ne pensate. Come sempre, vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima.